Credito d'imposta definirà quello che sarà diciamo, l'ambito di investimento di quegli asset reali che serviranno alla crescita del Paese e quindi di conseguenza per andare a recuperare una parte di tassazione aggiuntiva che il governo ha messo sulle rendite finanziarie delle casse di previdenza inciderà sicuramente in maniera preponderante nella scelta di questo tipo di investimenti. Quindi per recuperare una parte di tassazione e quindi anche di rendimento per i nostri aderenti sarà necessario dover investire in asset class che saranno definite nel perimetro che a breve sapremo ci verrà definito. Premesso che comunque le casse di previdenza già investono in asset class del genere come il private equity o la parte bond dei mercati non quotati che sono ovviamente definiti di economia reale, quindi di crescita dell'economia. Per noi sarà semplicemente la definizione di una nuova strategia.